「チェ,ブチェーベロ」「パパパッパッパッカス」「チュチューーは消えたい」「三大怪獣チェーベロ」「チェーベロ」「パパッパッパッカス」「世界にたくさんの化けがある」「イアドナシになるまい」 Se me doa na arena Não naí Da cara Mãe, mim e Grazie per tintinita. Ha preso idea? Ma che stai a fare? Ricordati che i squali stanno arrivando, hello Closhard E benvenuti in una live extra. È tutto pronto? È tutto pronto. Oggi, giorno libero. Mi sono detto sentiamoci assieme le cazzatine di conte no mi dissocio amo questa piattaforma amo twitch grazie mille per gli abbonamenti regalati e volevo parlare anche in realtà di de luca mentre aspettiamo la principessina conte che fa sempre ritardo come ogni donna che si rispetti mi dissocio non è vilipendio mi dissocio allora io Qui ho già preparato la pagina Facebook, aggiorniamo in caso tanto mi avvertite voi della chat che state sempre sul pezzo. Grazie mille per il sub. Allora, Ivy che cazzo fai? Allora, il caro De Luca, il caro De Luca ha fatto dietro front, ha fatto dietro front. La giravolta di De Luca ora non fa più il lockdown in Campania e chiede che i locali restino aperti fino alle 23. Partiamo da qualche giorno fa. Io ho parlato qui su Twitter di De Luca. Anche ieri ho visto che i ragazzi eh, hanno approfondito bene. Mi sono trovato abbastanza d'accordo con i loro discorsi, anche perché hanno mostrato. È iniziata? È iniziata? Fermi tutti. Dov'è? Non c'è. Dov'è? Dov'è? È sulla pagina di Conte, no? Su YouTube, andiamo su YouTube. Mi devo mettere Palazzo Chigi? Eccolo. La misura di 20.000 persone. Questo rende anche sempre più difficoltose le medesime operazioni di tracciamento. Il governo si è dato un obiettivo chiaro. Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. Solo in questo modo, infatti, riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Gestire la pandemia significa permettere al nostro sistema sanitario di offrire una risposta efficiente, garantire cure, ricoveri adeguati a tutti i cittadini. Significa anche scongiurare un secondo lockdown generalizzato, come quello che è accaduto e avvenuto in primavera. Il Paese non può più permetterselo. E significa anche tutelare la salute, ma al contempo preservare l'economia. Dobbiamo evitare, infatti, di ritrovarci nella condizione di dover scegliere tra l'una o l'altra. Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin qui applicate. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Ve le riassumo. Mm. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18. Eh tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo quattro persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. È vietato sì. consumare cibo, bevande nelle piazze, nelle strade pubbliche dopo le ore 18. Chiudono ecco palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Increve. Chiudono anche sale gioco, Grazie. sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimenti, ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Eh, vabbè. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata Beh, particolarmente difficile, di tra le altre. Il mondo della cultura infatti e in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei. Non sono consentiti più festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose. Ricorderete che per adesso c'era il limite di 30 persone. Convegni, congressi e altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere di qualsiasi tipo, anche internazionali, sono sospese. Sono sospese anche tutte le competizioni dello sport Breve. tranne quelle professionistiche a livello nazionale e per quanto riguarda l'attività sportiva di base continuerà solo quella degli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre e piscine. Per le scuole secondarie di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali Incrementiamo la didattica a distanza, almeno nella misura del 75%. Okay. Incentiviamo ulteriormente il ricorso allo smart working della pubblica amministrazione e lo raccomandiamo fortemente per quanto possibile anche nelle aziende private. E in particolare incrementando lo smart working e anche incentivando eh, la, il ricorso della, per le scuole superiori della didattica a distanza confidiamo di alleggerire l'utilizzo, l'afflusso nei mezzi di trasporto pubblici. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di necessità. E raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare. Questo è un momento complesso. Nel Paese c'è anche molta stanchezza. È una pandemia che ci sta sfidando duramente, provoca rabbia, frustrazione. Sta anche creando diseguaglianze nuove che si aggiungono a quelle già esistenti. Ci sono fasce della popolazione più duramente colpite, persone meno tutelate, che non possono contare su uno stipendio, un'entrata fissa. E mi rendo conto anche dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo, soprattutto ad alcune categorie. Penso ai ristoratori, ai proprietari, ai gestori di palestre, di piscine. Penso agli artisti e ai lavoratori del mondo dello spettacolo, ma anche ai commercianti. E agli artigiani che stanno risentendo del calo delle vendite. Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno. A nome dell'intero governo sono già pronti gli indennizi a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. E devo ringraziare in particolare, oltre che tutti i ministri tutti i rappresentanti delle regioni, tutti coloro che hanno lavorato con noi, ho incontrato anche i capigruppo di maggioranza e opposizione, ma devo ringraziare in particolare i ministri Gualtieri e Patuanelli perché nelle ore in cui lavoravamo per definire il piano delle nuove misure loro ragionavano già sulle nuove, eh, sulle nuove somme da erogare, sui contributi da erogare a fondo perduto lavorando con le medesime associazioni di categoria e io stesso dedicherò questo pomeriggio per sentirli e rassicurarli. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Come sapete è un sistema che abbiamo già usato, tra quelli sperimentati si è rivelato particolarmente rapido, particolarmente efficace. E in particolare quindi arriveranno nuovi contributi a fondo perduto, ci sarà un nuovo credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata IMU dovuta entro il 16 dicembre, Buono. verrà confermata la cassa integrazione, verrà anche offerta una nuova indennità mensile una tantum per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport e offriremo una ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare, che risentirà ovviamente delle misure che impattano su bar e ristoranti. In questo modo chi sarà costretto a sospendere o a rallentare le proprie attività a causa delle nuove norme potrà giovarsi di un sostegno economico che gli permetterà di affrontare le prossime settimane. L'Italia, proprio nei momenti più difficili, riesce sì, sempre di a dimostrare la propria coesione economico. e la propria forza. Se in questo mese di novembre rispetteremo tutte queste nuove regole, riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo. Riusciremo così poi ad allentare le misure e affrontare dicembre e ci auguriamo le festività natalizie con maggiore serenità. Ricordo anche la Commissione europea ha stipulato contratti, vari contratti che prevedono già a dicembre l'arrivo delle nuove delle prime dosi del vaccino. Se questi impegni contrattuali saranno confermati, potremo intervenire subito per distribuire i vaccini alle categorie sociali più fragili, agli operatori sanitari che sono più esposti al pericolo. L'Italia è un grande Paese, l'ha dimostrato ancora una volta la scorsa primavera, quando si è ritrovata ad affrontare la fase più acuta della prima ondata della pandemia. Eh, una l'abbiamo Ce l'abbiamo fatta non so. allora. Ce la faremo anche adesso. Un paese che è grande una volta è grande. Deve essere grande sempre. Che dire. Grazie. Increve. Partiamo adesso con le domande. Marco Ma che cazzo di retorica è? Presidente, buongiorno. Eh, buongiorno. Siamo al secondo buongiorno. di PCM nel giro di una di giorni. Lei ci ha ricordato come il virus avanzi e quindi occorre prendere provvedimenti. Però la sensazione è più di una sensazione che rispetto a marzo eh, diciamo, eh, lei abbia faticato di più eh, nel trovare una sintesi eh, nella maggioranza e nel governo. Eh, abbiamo, Registrato gli scontri del Ministro Franceschini con il Ministro Spadafora sullo sport, sulla chiusura dei cinema, quelli della, della ministra Azzolina con la collega De Micheli sulle scuole, i, i trasporti, il pressing del PD forte, l'insofferenza del Ministro Speranza. Ecco, ci dice un po' perché cosa è cambiato da marzo eh, nella maggioranza e che se questo può essere un elemento di maggiore complessità rispetto ai mesi e alle settimane che ci aspettano. Grazie. Grazie a lei per la domanda. Siamo intervenuti in effetti nel giro di un brevissimo arco temporale con un decreto legge, il giorno dopo un DPCM, un secondo DPCM e adesso un terzo. Ce ne rendiamo perfettamente conto, ma io l'ho sempre detto dall'inizio. Faremo tutto quello che è necessario per tenere sotto controllo la curva epidemiologica, nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità dei nostri interventi. Quindi, quel che è successo di nuovo e che ci ha spinto a intervenire così a breve, tenete conto che io stesso ero stato in Parlamento nei due giorni precedenti, è stata venerdì la riunione e I dati che sono arrivati e elaborati dal, con, dal Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo avuto anche io e il Ministro della Salute, in particolare col professor Brusa Ferro dell'Istituto Superiore della Sanità, un lungo confronto. L'interpretazione ragionata dei dati, abbastanza chiara, ci ha determinato a intervenire. Noi faremo tutto quello che è necessario per preservare contemporaneamente salute ed economia. Se lasciassimo sfuggire questa curva, se non riuscissimo a contenerla, chiaramente ci ritroveremmo in forte difficoltà, sia per lo stesso sistema sanitario, quindi sul fronte della salute, e ovviamente come l'esperienza di alcuni paesi che durante la prima ondata hanno scelto di non intervenire con misure restrittive per tutelare la salute, si sono ritrovati, eh, diciamo, sguarniti sia sul fronte della salute e in difficoltà comunque, e sia sul fronte della tenuta del tessuto economico. È, vero. è per questo che abbiamo, ci siamo determinati a intervenire. C'è stato un lungo confronto, non c'è dubbio, con tante sensibilità, tanti diversi anche punti di vista. Ma quello che ecco, dobbiamo rassicurare gli italiani, questo governo è un governo che pur nella varietà di accenti, di sensibilità, di posizioni ha un obiettivo ben chiaro e i risultati lo dimostrano perché queste misure, al di là diciamo, del, della discussione che c'è stata, al di là del confronto che c'è stata, delineano un quadro abbastanza chiaro. Non vogliamo penalizzare direttamente il tessuto produttivo economico, lo facciamo dosando interventi penalizzanti per alcune categorie, contemporaneamente offriamo subito indennizi e misure di ristoro ma nello stesso tempo è chiaro che dobbiamo intervenire perché, chat, eh, se non stringiamo con le misure, sabbiate, difficilmente potremo venirne a Presidente. capo questo mese di novembre. Quante Noi confidiamo arrivate? che in questo mese soffriremo un poco, ma stringendo un po' i denti e affrontando queste restrizioni, a dicembre potremo tornare un po' a respirare. Il nostro obiettivo non è riportare la curva a zero. Non... Chiedevo che voi sappiate per quanto riguarda la cassa integrazione promessa nel lockdown precedente quante sono arrivate e quante ancora devono arrivare. Vari fronti, anche sul sistema di tracciamento. Qualcuno sta scrivendo ma il sistema non funziona, il sistema funziona bene. Ma è chiaro che voi potete immaginare per un positivo accertato scattano all'incirca una decina di stretti contatti. Quando arriviamo a 20.000 moltiplicate per 10 e comprendete come diventa complesso proprio in termini di personale, in termini di ricostruzione della, della catena del contact tracing. Quindi è normale andare in difficoltà. Ecco perché dobbiamo fare questo sforzo. Grazie. Adesso abbiamo Ileana Sciarra dell'Agenzia di Stampa DN Cronos. Buongiorno a tutti e buongiorno Presidente. Le regioni chiedevano una strategia differente, ovvero posticipare la chiusura di bar e ristoranti alla 23, ma il governo ha deciso diversamente. Le volevo la chiedere Virginia, come la... mai. E poi ne approfitto per farle una domanda sul Natale. Alcuni suggeriscono misure ancora più stringenti adesso per salvaguardare il periodo natalizio in cui c'è una tradizionale ripresa dei consumi. Secondo lei queste misure sono sufficienti per, per tornare a una pseudo normalità nel periodo natalizio o eh, non si rischia di andare in lockdown proprio in quel periodo lì? La ringrazio. Grazie a lei. Sì, è vero, nell'interlocuzione con le regioni che sono state, devo dire, complessivamente anche questa volta disponibili ad avere un lungo confronto col governo per cercare di trovare insieme le soluzioni, ci siamo ritrovati con una proposta diversa rispetto alla chiusura dei bar e dei ristoranti. Però teniamo conto anche del quadro generale. Sin qui nelle scorse settimane abbiamo perseguito una strategia che ha consentito alle regioni ha lasciato alle regioni l'adozione e la responsabilità di adottare, sempre ovviamente con la responsabilità anche del governo, perché quasi tutte le ordinanze sono state confermate dal presidente della regione di turno e dal Ministro della Salute. Abbiamo quindi perseguito una strategia che prevedeva misure restrittive in corrispondenza delle aree più critiche. Quindi nel segno della massima flessibilità e circoscrizione anche territoriale. Però i dati che adesso stiamo esaminando, purtroppo, dimostrano che la pandemia sta correndo in modo abbastanza uniforme e direi assolutamente critico su tutto il territorio nazionale. Quindi di qui l'intervento, la necessità dell'intervento del governo a ridefinire un quadro restrittivo di misure restrittive, fermo restando che potremo quindi continuare già dai prossimi giorni a lasciare, ma sempre in un coordinamento, a lasciare alle regioni la possibilità di concordare con noi misure ancora più restrittive in base all'evoluzione del quadro, del quadro critico territoriale, regionale. Per quanto riguarda la chiusura, abbiamo pensato che più che la strategia di un coprifuoco nelle ore notturne, adesso siamo anche nel mese ormai di novembre, dove... Chiaramente non c'è più tanta voglia di andare in giro, non è più il periodo estivo. Abbiamo allora pensare, pensato di chiudere e di prendere di petto quella situazione che viene anche molto descritta da tanti: dove si creano delle aggregazioni, degli assembramenti inevitabili davanti ovviamente ai luoghi di aggregazione privilegiati, che sono bar, gli stessi ristoranti, enoteche, pub e via discorrendo. Ecco perché interveniamo già alle 18 con una chiusura anticipata, capisco che ci sarà disagio, però eh, sono stato molto chiaro, per i ristoratori, i gestori di bar, di pizzerie e via discorrendo ci sono già disponibili, confidiamo di andare subito ad adottare subito questo provvedimento, abbiamo cosa? contemporaneamente definito anche l'entità delle misure e, e la tipologia delle stesse. Avremo dei disagi anche per la popolazione, me ne rendo conto, ci sono delle persone che gradivano, eh, gradivano e sono abituate, non so, la sera ad avere il, la cena al ristorante, però ricordo anche che consentiamo consegne a domicilio e a sport. Ma non è il problema della cena al ristorante per le persone che vogliono andare a mangiare. Con la donna, con la moglie, il problema è dei ristoratori, dei proprietari, non della gente che ovviamente può fare a meno della cena al ristorante. In casa, fuori, eccetera, non entriamo in questa logica, il paese non riusciamo ovviamente eh, a tenere sotto, sotto controllo la curva del contagio, non riusciamo a gestire la pandemia. E lei poi mi ha chiesto anche adesso il suo sguardo colto. C'era l'altra domanda, misure sufficienti per Natale? Beh, l'ho detto, la nostra strategia è, lo diciamo ovviamente con la massima cautela, ma con questo nuovo quadro di misure confidiamo di, nelle prossime settimane, di migliorare la curva epidemiologica. Una volta riportata sotto controllo possiamo affrontare più distesamente, speriamo con serenità, il mese di dicembre. E lei ha parlato del Natale, so che è la festa forse più cara a tutti. E sicuramente vorremmo arrivarci con una predisposizione d'animo serena. Lo so che l'ha detto all'inizio, ma in quella frase non l'ha detto. Se sono sufficienti spero proprio di sì, però vorrei dare anche un segnale. Affrontare al Natale, pure se arriveranno le dosi del vaccino, saranno le prime dosi. Non possiamo mica pensare che il Natale ci ritroverà tutti abbracciati, tutti a fare feste e festicciole. Però... Questo è giustissimo, bravo. Dillo. Seriamente una festività così importante e anche, ovviamente, incrementare i consumi. Adesso è la volta di Luca Moriconi del TG2. Buongiorno, Presidente, buongiorno ai colleghi. Buongiorno. Lei ha parlato appunto di rabbia, frustrazione che purtroppo c'è tra la popolazione colpita da queste misure. Io le chiedo se le preoccupa anche alla luce di quello che è successo a Napoli il clima che si è venuto a creare e poi visto che resta in sospeso eh, la questione del MES, non le chiederò ulteriormente se lo vuole attivare o meno, però volevo chiederle se sono previste delle forme di sostegno alla sanità in un momento in cui i medici hanno lanciato l'allarme dove l'ordinario viene purtroppo accantonato di fronte appunto all'emergenza pandemica. grazie Inizio dall'ultima questione. No, ragazzi, le palestre sono chiuse numero dei decessi dobbiamo vedere anche lo stress sulle strutture ospedaliere e sanitarie. Quindi è anche questa è una delle motivazioni che ci ha spinto ad agire in modo più risoluto con questo nuovo DPCM. Dobbiamo, stiamo lavorando tanto anche in questi giorni per continuare a rinforzare la resilienza del nostro sistema sanitario nazionale e sicuramente integrare in questa strategia e coinvolgere a pieno titolo, lo sono già, ma posso essere addirittura ancora più coinvolti nei compiti che ci aspettano i medici di base, rientra assolutamente tra i nostri obiettivi. Il Ministro della Salute già sta lavorando, sul tavolo c'è un rinnovo contrattuale che servirà anche a motivarli per coinvolgerli in questi nuovi compiti. Saranno dei nostri preziosi alleati nella strategia di contrasto al Covid-19. Per quanto riguarda invece le proteste, ma io l'ho detto dall'inizio, anche nel periodo più duro, le proteste ci mancherebbe. Tecnicamente non potreste trovarvi alla Cerbero House a streamare, ma viviamo insieme, cazzo dici, bro? Avrei Probabilmente anch'io proverei rabbia contro le misure del governo. Fermo restando che, dico un attimo, aspettiamo un attimo a vedere le misure che abbiamo messo sul tavolo e a valutarle, perché credo che siano un sostegno economico molto cospicuo o comunque adeguato. Detto questo, quindi la protesta c'è, quello che ovviamente posso auspicare è di stare attenti perché chiaramente ci sono dei gruppi che cercano di alimentare in questo momento dei gruppi anche antagonisti, dei gruppi diciamo... ospiti ovviamente no, saranno solo in collegamento da oggi in poi. Napoli non originariamente, perché mi dicono che sono stati dei cittadini che veramente si sono lamentati, sono andati per strada, però bisogna poi stare attenti alle infiltrazioni. Mi dicono anche che ci sono stati degli scontri qui a Roma la scorsa notte. Ecco, evitiamo, come dire, stiamo attenti perché non dobbiamo offrire a nessun professionista, diciamo così, della protesta, del disordine sociale di poter avere spazio in un contesto di reale sofferenza per tutta la popolazione. No, seguiamo con Manuela Perrone del Sole 24 ore. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutte e buongiorno. a tutti. Eh, la prima domanda che vorrei farle è economica. Quando arriverà il decreto che ha annunciato e ha confermato anche lei sugli indennizi alle categorie più colpite da questo DPCM? E alla luce del fatto che in cantiere c'è anche il decreto novembre con il rifinanziamento della Cassa Integrazione, le chiedo, si renderà secondo lei necessario un nuovo scostamento di bilancio entro fine anno e soprattutto non rischiamo che il quadro di finanza pubblica disegnato dalla nota di aggiornamento al DEF alla fine eh, diventi completamente inattendibile? L'ultima domanda, ha citato lei i 13 PCM che si sono susseguiti in appena 11 giorni. In molti hanno l'impressione che il governo stia rincorrendo il virus e che stia scaricando sulle categorie produttive tutto quello che non è stato fatto su sanità e trasporto. Fattuale. C'è del fatto che la seconda ondata era prevedibile e alla luce di quanto accade bravissima noi negli altri paesi europei. Grazie. Eh, tante domande. La prima, eh, decreto legge con queste nuovi indennizi e nuove misure economiche. Ah, tenete presente che si aggiungeranno eh, a quelli già preventivati quindi questi sono tutti aggiuntivi non sostitutivi e confidiamo di andare non in Consiglio dei Ministri dico in Gazzetta già martedì perché vogliamo assolutamente consentire all'Agenzia delle Entrate di poterli erogare nel giro dei quindi già durante il mese di novembre non vogliamo aspettare dicembre, gennaio per erogare a posteriori Detto questo, eh, adesso vediamo se il Consiglio dei Ministri sarà lunedì o martedì. È uscita una notizia che non corrisponde al vero, già fissato per oggi, no, lo stiamo preparando, però diamo anche un attimo il tempo al Ministro Gualtieri in particolare e devo ringraziare anche il Reggiunere genera Generale dello Stato. Eh, conte, quando vuoi entrare su Discord. Un attimo, mettere a punto meglio i conti per queste misure. Ma martedì c'è l'impegno del Governo a far di tutto per andare già in gazzetta ufficiale. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, ma la NADEF a questo punto e i conti già preannunciati pubblici a questo punto saltano, vengono alterati, al momento direi di no. Mi ha riferito il Ministro Valtieri che sono stati bravissimi ragioniere, c'era anche il Ministro Pattonelli a dare una mano, a far di conto con le risorse attuali. Ecco perché quindi faremo degli, dei nuovi appostamenti col de, nel decreto legge, ma non c'è necessità di alterare il quadro di finanza pubblica già preannunciato al Paese e al Parlamento. E se la curva epidemiologica riusciremo a tenerla sotto controllo in questo mese di novembre, come confidiamo con queste misure, non vedo prospettive di dover fare nuovi scostamenti o altro. Ma il nostro obiettivo è tutelare la salute e l'economia e siamo determinati a fare tutto il necessario per raggiungere questo obiettivo terza domanda rincorriamo il virus no purtroppo il virus corre molto e quindi noi eh, nel segno dell'adeguatezza e proporzionalità dobbiamo tenerci sempre pronti flessibili a intervenire ma vorrei ricordarle che non possiamo imputare al governo di aver abbassato la soglia di attenzione, di essersi distratto. Io ricordo che prima dell'estate, quando tutti quanti eravamo rilassati, tutta anche l'opinione pubblica pensava di aver superato finalmente la pandemia, il governo ha chiesto la proroga dello stato di emergenza, il governo è andato in Parlamento a spiegare che non potevamo affatto abbassare la guardia, che dovevamo continuare a comprare mascherine ad assicurare milioni di mascherine al giorno, comprare nuove attrezzature, noi ne abbiamo disponibili qui 1400 credo. Questo è vero però, eh? gli va dato atto che ha ragione qui. E noi abbiamo continuato a lavorare e eh, ovviamente per rendere resiliente tutto il sistema sanitario, è ovvio che se la pandemia diciamo ci scappa tra le dita, tra le mani e sfugge al controllo... Guardi, non bastano a quel punto lì eh, investimenti e altro e quindi poi si, va, si rimane sopraffatti. Ma noi in questa situazione non ci vogliamo ritrovare, continueremo a lavorare in questa. Il problema, secondo me, in questa risposta è che non era soltanto il il discorso delle mascherine, ma soprattutto delle terapie intensive, quelle sono le misure serie? Della seconda ondata. Eh, la scorsa primavera, diciamo con grande responsabilità, i cittadini italiani hanno seguito le indicazioni del governo, le norme del governo e siamo riusciti a uscirne, come diceva lei, eh, abbassando e tenendo sotto controllo la curva dei contagi. Oggi probabilmente gli stessi cittadini che hanno aderito a quelle, a quelle vostre indicazioni oggi scrivono ai giornali, scrivono anche a noi e ci chiedono perché ci troviamo in questa, situazio, in questa situazione così simile con questa seconda pandemia. Che cos'è che non ha funzionato? Quindi le chiedo c'è qualcosa che pensa che il governo o le regioni abbiano sbagliato, se hanno sbagliato ovviamente, secondo lei? Bravo. Guardi, eh, io ho sempre detto, il governo in particolare, io, io personalmente non mi ritengo infallibile. Quindi non è questione di dire non abbiamo sbagliato nulla, ci possono essere stati degli errori, ma sottovalutazioni no, si può far sempre meglio nella vita, questo è il mio atteggiamento. Siamo sempre concentrati per far meglio, però obiettivamente abbiamo lavorato su tutti i fronti. Solo che sa, quando si affronta una guerra e le viene addosso una guerra è difficile dire ma non, non hai fatto abbastanza per vincere. Non è, insomma per vincere significa veramente quando si è sotto stress su tutti i fronti di un sistema nazionale eh, bisogna veramente far ricorso a tutte le forze, tutti gli investimenti, tutti i sacrifici. Gli stessi italiani lo capisco. Probabilmente sono stanchi, sono più frustrati rispetto alla prima ondata, ma l'ho detto anche nell'intervento iniziale, se siamo un paese forte lo dimostreremo anche adesso. Siamo terzi al mondo in just chatting, credo. Noi ce la faremo anche questa volta, perché pur con tutta la rabbia, la frustrazione, l'angoscia, la paura, riusciremo a venire a capo anche di questa seconda ondata. Grazie. La conferenza stampa è terminata, grazie a tutti. Mm, greve, greve, greve. Allora, ragazzi cari, io aprirei anche Discord per sentire un po' le vostre opinioni. Allora, le ultime due domande. I giornalisti sono stati interessanti, effettivamente, come ha risposto? Beh, noi abbiamo detto non abbassate la guardia, la pandemia non è finita, lo stato di emergenza continua, è vero. Il problema è che la sua risposta è stata limitata soltanto al discorso mascherine, che sono veramente la punta dell'iceberg, ok? Perfetto, hai anche, anche slogato Discord. Quindi, per quanto riguarda le terapie intensive, i trasporti, tutto il discorso della scuola, cioè adesso fanno i discorsi della scuola, eh sì, le lezioni online, bla bla bla, quando non si è intensificata questa attività alla riapertura, non si è lavorato su questo. La sanità regionale, eh sì ho capito, ma i fondi partono sempre da, da loro, infatti anche De Luca ha chiesto dei fondi l'altro giorno gli sono stati dati e per questo ha fatto dietro front. La scuola finiva prima di settembre, non sapevano che fare. Ma che siamo a D. Ma perché non mettete il coprifuoco alle 23 e lasciare i locali aperti? Mm. Vi leggo, eh, ragazzi. Vediamo un po' anche le vostre perplessità. Ah, ok, puoi entrare su Discord. Bene, vabbè, vi leggo da qui, dai, tanto era soltanto una live veloce. Uh, uh, uh. Le palestre sono chiuse, ragazzi. Le palestre sono chiuse. C'è qualcuno che ha sollevato effettivamente delle obiezioni corrette. Secondo me, cioè, l'assenza di sport può danneggiare insomma, la salute. Nel senso che può abbassare le, le difese immunitarie, eh, è un bel casino. Un bel casino, non lo so. Eh. Eh, perché comunque. Eventualmente bisognava disporre delle, non lo so, delle misure particolarmente restrittive per le palestre, difficilmente controllabili. Poi il discorso dell'estate. Allora, che cosa è successo? Siamo andati in lockdown, ci siamo fatti un culo. Siamo arrivati all'esasperazione. Estate tutti liberi. No? Tipo quando apriamo le gabbie qua al Cerbero, le gabbie dei goblin aperte perché effettivamente la percezione comune era ce l'abbiamo fatta, siamo usciti da questo incubo. Io non mi sento neanche di colpevolizzare eccessivamente gli italiani, perché è anche facile fare il moralista col culo degli altri, eh ma siete andati a divertirvi, siete andati in vacanza, le misure eccetera. Purtroppo è disumano, cioè è disumano... Continuare a pensare a determinate misure mm. incredibilmente precise, anche nel momento in cui la tua percezione è che tutto sia finito, anche nel momento in cui teoricamente hai visto la luce fuori dal tunnel, è proprio disumano, ok? Purtroppo su queste cose qui servono le imposizioni, perché è, co è contro il senso proprio del, del benessere, della sopravvivenza dell'individuo, cioè l'individuo pensa a sé. E questo vale per tutti, ok? È inutile fare la retorica, eh? Ma ve l'avevamo detto, dovevate. Non funziona così. Non funziona così, ragazzi. Purtroppo non funziona così. Guardatevi dentro, riflettete anche sui vostri gesti e ditemi se anche nel corso dell'estate non siete stati un po' superficiali su certe cose. Anche perché, giustamente, alcune attività, anche lavorative, senza quel tipo di leggerezza sarebbero state nulle. Ma se uno. Dovesse pensare, allora io esco la sera, ma non posso abbracciare un mio amico, non posso limonarmi una, devo mettermi la mascherina ogni secondo, eh, non posso fare un cazzo. Cosa esco a fare? Quindi, anche quelle attività ovviamente sarebbero andate nel nulla. <coughs> Questo è il punto. Poi vediamo un po', eh, che senso ha chiudere le palestre. Eh, stanno chiudendo tutte quante le possibili, eh, diciamo, tutti i possibili luoghi di raccolta, pure i cinema. In realtà i cinema mh, erano stati gestiti bene da quello che ho visto. Cioè, c'era un rischio veramente bassissimo perché comunque molte sale sono gigantesche, due posti di distanza, mascherine, controllo di temperatura. Però i musei sono aperti. Mm o cioè a sto punto lascia aperti pure i cinema eh, con una capienza simile a quella dei musei, se il discorso è vabbè, i musei ci vanno meno persone, c'è anche da dire che tanto con questo lockdown, che probabilmente a breve diventerà anche più esteso, non sarà limitato solo all'Italia, i film manco usciranno, perché chi cazzo li produce? Poi molti musei sono stradali, questo è vero, assolutamente, però sono tutti aperti, eh? Eh, il cinema ci vanno quattro persone, ma più che altro... Non capisco uh, l'obbligo di chiusura, ma credo che comunque avrebbero chiuso lo stesso. Non sarebbero rientrati nei costi, sicuramente. Voglio vederti se a maggio ti avessero detto che ci sarebbero state imposizioni scritte anche dopo il lockdown. Sicuramente ti saresti lamentato. Voglio vederti se a maggio... Aspetta, non ho capito. Ti avessero detto che ci sarebbero state imposizioni scritte anche dopo il lockdown. Sicuramente ti saresti lamentato. Uh, in realtà no, perché quelle scritte sono state rispettate. Il problema è che non puoi controllare le persone in questo modo. Eh, a meno che non fai come in uno stato dittatoriale. Uh, sì, sto pensando di fare una live con Boldrin. Sì. In America non stanno più uscendo i film. È chiaro, le sale sono chiuse. Ma in generale, ragazzi, anche girare un film, produrre un film è un disastro. Vi parlo da gestore di una palestra. La gente ci va non solo per diventare grossi, ma per un benessere fisico e mentale. Certo, certo, per recuperare dagli infortuni, assolutamente. Ma infatti io sono convinto che il virus nella quarantena, nella precedente quarantena, sia stato ancora più violento proprio perché le attività sportive erano limitate allo zero, quindi il sistema immunitario era più basso. D'estate abbiamo ripreso a fare attività, ma anche semplice camminata, eccetera, aria aperta. Ok, eh, anche il sole ha degli effetti benefici in tal senso: esposizione al sole e anche per quello è un po' scesa okay, la, la potenza del virus. Ovviamente adesso sta tornando una stagione di quel tipo. In estate ci sono stati, ovviamente, più contagi perché ci siamo riammassati tutti. Ed eccoci qui da capo a 12. No, oh, Boldin Note. Pensate in una maniera assurda. Eh vabbè, ragazzi, dirà le sue cose. Lo contesterete. Lo contesteremo. Se dirà stronzate. Invita anche Entropy for Life. Va bene. Ci può stare anche con un contraddittorio. Sì. Tra l'altro me l'aveva proposto proprio lui in estate. Tutti i virus. Rallentano. Eh, è quello che ho detto, ragazzi. Per una serie di fattori. Nelle mie palestre c'è un ragazzo che purtroppo è sulla sedia di rotelle. Uh, beh, allora, forse se hai delle condizioni particolari, qualcosa puoi fare perché comunque là si parla di ambito medico non sportivo, magari delle sedute con personal trainer, tipo a porte chiuse in palestra, secondo me in quel caso qualcosa si, potrà, si può fare. Per te non si deve chiudere niente? Mm, no, assolutamente, io non, non sono qui a dirvi che deve rimanere tutto aperto. Penso però che questa cosa sia veramente... La morte. Siamo riusciti ad uscire dalla prima quarantena con molta fatica. Molte persone ancora stanno pagando i debiti accumulati. Con la prima, nel momento in cui forse ristoratori, i lavoratori stavano tentando, tentando di risanare quei debiti, boom, altra mazzata! Questo alla fine è un mezzo lockdown, eh, ragazzi. Cioè. Non andiamo in lockdown. La comunicazione è stata questa. Ma siamo lì. E mi dispiace, io ieri sono andato a cena probabilmente l'ultima volta. L'ultimo ristorante da qui a chissà quanto. Sono andato a cena con Alex in un ristorantino con poche persone. Distanziati, tutti con la mascherina. Le persone che, che lavoravano lì dentro. Ho parlato un po' con la cameriera. Che mi ha fatto anche tenerezza perché era molto, era molto dispiaciuta ma tentava di nascondere questo dispiacere in virtù del, della sua mansione. Ok, cioè, Si vedeva proprio, anche se aveva la mascherina, che dentro di sé era grigia, era cupa, però mostrava il sorriso ai clienti, quindi una professionalità invidiabile. E a un certo punto mi fa. perché stavamo parlando di Alex di questo discorso, era appena uscita la bozza ieri, e mi fa. eh, ma si sa qualcosa per i ristoranti, eccetera. Io non ho avuto il coraggio di guardarla negli occhi e dirle: è uscita la bozza, probabilmente alle 18 dovrete chiudere. Non ho avuto il coraggio. Il fatto è: sì, ancora non c'è la conferma che poi è arrivata oggi. No, ragazzi, stasera non c'è live, ma non doveva esserci neanche questa. Questo è un extra per voi. Sorridere a forza non è professionalità, non è che stava sorridendo a forza, eh, semplicemente eh, io mi sono messo nei suoi panni, ok? Lei in quel momento era consapevole che magari tra due giorni non avrebbe più potuto svolgere quella mansione e comunque sia, fino all'ultimo giorno ho mantenuto la professionalità certo che è professionalità, non è sorridere a forza per darmi un contentino, è dare un servizio che comprende anche questo è una persona veramente che ho stimato in quel momento eh... e mi dispiace, perché giustamente poi lei mi ha detto, eh, se qui ci chiudono alle 18, sì, la sporto quello che volete ma non ce la facciamo a malapena eh, ci siamo risollevati dalla prima e comunque abbiamo ancora debiti, stavamo ripartendo invece niente. risponde alla domanda, eh, cosa avrei fatto io? Ma che cazzo ne so? Ovviamente io non, non ho assolutamente idea, penso solo che questo sia un suicidio. Eh, come ho detto poi del resto l'altro giorno eh, per quanto riguarda la campagna, e infatti De Luca ha fatto dietro fronte, certo voi mi potrete dire, eh ma De Luca ha fatto dietro fronte perché ha chiesto dei sussidi, eh, sì, ma l'ha fatto anche per le rivolte. Torniamo anche al discorso delle rivolte, perché su Twitter l'altro giorno ho scritto, vabbè, ma andiamola a leggere, dai, ci siamo. Ci siamo. Poi vediamo anche le storie del Faina, mi avete detto, ok. Allora, vabbè, qua era la bozza di ieri che poi è stata confermata. Eh, pa pa pa. Greve, il paperone arrapato. Molti lavorano tanto da sport, molti sì, ma altri no. Eh, poi dipende anche dalla zona, dipende se si è attrezzato in merito comunque io, vabbè a parte questa, in piazza Napoli rapino una banca con roacquante. queste sono le obiezioni che mi sono state fatte nei giorni scorsi De Luca ha ragione al 100%, non c'è altra soluzione, Difendi i manifestanti violenti cosa che ovviamente non ho mai fatto Cosa mai detta? Tra l'altro, semplicemente mi sono messo nei panni di chi ancora sta pagando il prezzo della passata quarantena e si è trovato da un giorno all'altro senza lavoro. Il punto è questo: è vero che manifestare come hanno fatto a Napoli è folle perché tu combatti un virus comunque mm. creando quel tipo di, eh, insomma, di casino dove ovviamente ci sono degli assembramenti, eccetera. È anche vero che la violenza non c'entra un cazzo, che la violenza è sempre sbagliata ci sono state infiltrazioni della Camorra che ci sono stati gruppi estremisti, quello che volete però io sono certo che all'interno di quelle manifestazioni di quella manifestazione, anche quella di ieri a Roma, c'erano un sacco di persone che purtroppo non avevano alternativa cioè, delle persone che si sono dette io non ho più niente da perdere non ho più niente da perdere Cosa fai a quel punto? Entri nel panico. Io li capisco, li capisco, non i violenti, ma capisco le persone che magari hanno ancora i debiti della prima e si vedono De Luca, tutto inducito, no no, si chiude tutto. Ma stiamo scherzando, cioè come se fosse poi una colpa degli italiani dei lavoratori che semplicemente ti chiedono voglio lavorare, non voglio morire di fame, ok? E ora danno i soldi. Allora, discorso soldi. Conte ha ribadito più volte nella sua comunicazione. No, 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 daremo soldi, va bene, va bene. Allora, io me lo auguro. Ma voi vi rendete conto di quanti soldi stiamo parlando? Comunque, me lo auguro. Ehm, comprendo la rivolta, ma è proprio la rivolta stessa, stessa che può portare assolutamente avanti questo virus del cazzo. Certo, certo, però, immaginate, no? Cercate di Mettervi nella testa di un. facciamo l'esempio più stupido e demagogico del mondo. Un padre di famiglia che ha ancora dei debiti e deve dar da mangiare. De Luca fa quel discorso. Lui entra nel panico. Ma lo capisco. Là te passa per la mente tutto. Il suicidio. Rubare. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Io capisco che molte persone magari. Mi hanno scritto: No, sei un coglione. Era l'unico modo. De Luca ha fatto bene, ma magari sono diciottenni che non hanno mai lavorato. Oppure sono persone benestanti. Poi c'è stata anche un'altra obiezione: idiota. Ah, ma voi siete diventati famosi grazie alla quarantena. Doveste, dovreste ringraziare Conte. Ma che cazzo significa? Ma cosa vuol dire? Non è che io voglio il male dell'Italia. Cioè, non ha senso questa obiezione. Il governo che cazzo dovrebbe fare allora. Adesso io vorrei farvi una proposta alla quale ho pensato. Allora, sicuramente delle misure restrittive andavano prese, questo è in dubbio. Sicuramente bisognava lavorare meglio nei mesi di sopita pandemia, nel senso che d'estate c'era un po' questo depotenziamento del virus, lì bisognava lavorare di più sulle terapie intensive sul discorso tamponi, sul discorso delle lezioni online, ma anche proprio per implementare alcune strumentazioni, soprattutto in alcune regioni. C'erano meno tamponi. Sì, 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 ok. In Inghilterra abbiamo avuto l'80% del nostro stipendio da marzo a ottobre più tantissimi altri aiuti. Sono spese che non credo l'Italia possa supportare. Credo o non credo? Non credo, ah, neanche io. Pochi giorni fa hanno dato nuove regole alle palestre che si sono attrezzate anche pagando, ecco, tra l'altro altra cosa, poi arrivo alla mia proposta io capisco che il virus corre velocissimo mio caro Giuseppi, lo capisco però, tu non puoi costringere le attività a prendere delle misure investendo soldi perché devi comprarti, che ne so il misuratore, devi comprarti tutti i plexiglass, devi comprarti questa roba per separare, cioè devi comprare un sacco di cose, io penso alla palestra perché insomma è l'ambiente che conosco meglio, devi modificare la tua struttura investendo soldi con i debiti ovviamente del primo lockdown perché tipo le palestre erano completamente chiuse e poi una volta che ti adatti cioè l'ultimo DPCM è uscito pochi giorni fa ma di che stiamo a parlare? Eh, il discorso delle fasce orari, quindi riduci comunque le persone che vengono da te eh, e quindi perdi altri soldi eccetera e poi chiudi tutto cioè non non si può fare così, ragazzi, non si può fare così. Idem le scuole, cioè, mo, se chiudono le scuole totalmente adesso, tutti i soldi che hanno speso? Tutti i soldi che hanno speso? Per i banchi, per eh, anche lì, le misurazioni, No, tutti i misuratori, eh, per adattare la struttura. Questa situazione ha messo alla luce le mancanze dei protocolli adeguati, l'importanza dei giusti finanziamenti. Sì, però perché in questi mesi non si è lavorato come si doveva, conta, risposto alle mascherine, ma non è il problema delle mascherine, ok? Per carità, quella è stata una cosa che hanno fatto, per fortuna non c'è scarsità di mascherine, ok? Però è proprio la punta dell'iceberg, è l'ultima cosa le mascherine, ok? Hanno investito nelle cose sbagliate in ambito scolastico, ma certo, certo, queste cortezze serviranno sicuramente per anni. Se si trova il vaccino, non servono a un cazzo. È quello l'obiettivo. Quindi, no, non è così. Perché se si trova il vaccino, ovviamente ci vorrà un botto di tempo perché ancora non c'è un vaccino certo. Non è che appena lo trovano lo danno a tutto il mondo, ovviamente ci vorranno anni, eh, per carità di Dio. Se si chiude per tre settimane per far scendere i contagi, si riapre, ci sono comunque Plexica. Sì, e poi che facciamo? Ri ri riapriamo tutto con le stesse misure di due giorni fa. Risalgono i contagi, richiudiamo? Facciamo così? Ok. Eh, anni, anni, anni. Ci vorranno anni, probabile, sì. Si sta cercando un'accelerazione per il vaccino. Allora, io ho una mezza idea. Purtroppo ha un punto critico, però ve la espongo. Poi mi, mi direte la vostra. Metto un attimo la chat lenta perché voglio leggervi. 120 secondi. Allora non hai torto. Non dimenticarti della massa dei celebrati incapaci di portare la mascherina quando contribuite all'aumento dei contagi. Sì, per carità, i complottisti, no masche, la gente insomma, che è proprio esagerato, quello che volete, chiese ancora aperte senza limitazioni. Allora, in realtà ho sentito che anche le, eh, tipo i funerali, eccetera, i matrimoni. Non, se non ho capito male, non possono essere svolti. Le messe, effettivamente, non ho sentito limitazioni sulle messe. Sarebbe una cosa scandalosa. Cioè, Permetti magari alle persone di andare in cento all'interno di una chiesa e non in palestra, sarebbe assurdo. A messa puoi andare, greve. Questo è molto greve. La distanza in chiesa, è eh, pure in palestra però. E poi sono tutti vecchi, tra l'altro quelli che vanno a messa quindi ad alto rischio, mm. eh? Sono anziani, certo. certo. Marra ad un 31enne, padre di famiglia che lavora 10 mesi all'anno, cosa consigli di fare? Non devo avvilirmi, amico mio. Io ti capisco purtroppo, ma è e io per questo che poi mi incazzo quando la gente mi dice: Ah, oh, ma non c'era alternativa, ma andava chiuso tutto, ragazzi. Ma cioè, il problema è che magari chi parla è una persona che non rientra in questi settori distrutti. Io, fino all'apertura del Cerbero Podcast, lavoravo in palestra, ok? Lavoravo in sala pesi. Se non avessimo creato Cerbero, io sarei sotto un ponte in questo momento. Sarei sotto un ponte perché non avrei lavorato per tutto il lockdown scorso, quindi zero soldi d'estate. Idem, perché d'estate le palestre sono aperte per modo di di, vanno quattro clienti. Non stiamo a fine ottobre, due mesi, un mese e mezzo. Sarei nella merda. Allora, per quanto riguarda la proposta, il discorso tamponi invece che fare tutte queste limitazioni alcune ovviamente sono necessarie non si potrebbe fare tipo un obbligo di tampone cioè sussidi metti una marea di soldi per fare i tamponi gratuiti ok chi se li può permettere come abbiamo fatto noi cioè quello privato noi abbiamo chiamato ieri una clinica privata sono venuti qua abbiamo pagato quattro piotte tutti tamponati subito i risultati e via. Metti un sacco di soldi per i tamponi, fatemi, fatemi arrivare al punto perché già capisco l'obiezione. Mettete un sacco di soldi nei tamponi, si tamponano una marea di italiani e metti delle limitazioni all'interno di alcuni luoghi, ok? Palestre, cinema, teatri, anche scuole direi, se non hai il certificato. Uno potrebbe dirmi, beh, marra, però, però. Voi ieri vi siete fatti il tampone, siete negativi, magari tu e Alex siete andati a cena, Gianluca e Simone idem e vi siete ripresi il corona. Ok, certo. Però se tu comunque obblighi tutti a farselo, intanto, intanto, lasci a casa, in quarantena, tutti i positivi. Ok? È già una grande fetta lasci i quarantenati a casa e eviti soprattutto che gli asintomatici contagino gli altri. no? La coperta è troppo corta. Eh, ragazzi, però, cioè, non mi sembra una cosa così assurda, eh? magari non come unica misura, però come cosa in più, no? Non c'è il personale nei laboratori per poter fare milioni di tamponi al giorno. Bisognava investire lì, secondo me. Poi nel frattempo, eh, cioè nel senso ci saranno... Cioè, dove investire lì, secondo me? Personale, laboratori. Eh, cioè è abbastanza intelligente, secondo me, come cosa. Poi eh, quelli che sono positivi rimangono a casa, attendono che il corona passi, così si evita, secondo me la diffusione più greve, che è quella data dalle persone che hanno il corona, che, cioè che hanno il covid, ma non lo sanno e quindi continuano a fare tutto. Non è che metti i soldi e medici competenti per fare i test, ma infatti era una cosa che andava fatta all'inizio della quarantena, eh? è una cosa che andava fatta nel corso dei mesi, no adesso, ormai è troppo tardi, ormai è troppo tardi. dovresti ripetere questo processo almeno una volta di tutte le settimane, capisci che praticamente è impossibile. Ripeto, intanto però, ok, tu escludi tutti i positivi, ok? Li escludi. E quindi riduci i contagi. Io è riuscito un bando per far lavorare infermieri anche non laureati. Non sanno più che pesci prendere, greve Sul piano teorico buono, ma in pratica è impossibile. Conosco gente che lo ha fatto tre volte ed era negativo, poi ha fatto il serologico scoprendo di averlo preso. Perché aveva gli Vabbè, però magari l'aveva preso in passato e in quel momento era negativo. Non puoi obbligare le persone a farsi il tampone, no, non le obblighi, però se non hai il certificato che testa che tu sei negativo, non entri in palestra, non entri nel museo, non vai, che cazzo ne so, in altre attività, al ristorante. E, e là bisognava chiedere magari una mano agli italiani, cioè... Chi se lo può permettere lo fa nelle cliniche come abbiamo fatto noi. Okay? Tutti gli altri se lo fanno gratuitamente oppure proprio gratuitamente, una piccola cifra, una cifra minima. Capisco che a livello pratico è un casino, eh? però è una proposta insomma, che mi è venuta in mente ieri. Sicuramente non l'unica, eh? ovviamente. Cioè, assieme a questa, comunque, andrebbe, andrebbe incorporata un'altra proposta comunque eh, di chiusura di alcune cose. Allora, l'idea dell'obbligo dei tamponi sarebbe positiva, ma è realizzabile, mm -mm -mm, Potrebbe servire, ma assieme al distanziamento sociale, beh, ovvio, ovvio, ragazzi, non è che le altre misure base vanno ad escludersi, cioè distanziamento, mascherine, quelle chiaro, eh, misurazione della temperatura, anche se quella secondo me è una mezza stronzata, eh? cioè secondo me il discorso della temperatura è una puttanata. Cioè io ho visto in questi mesi una marea di misurazioni ci cioè fosse stato uno. Ok, uno. Positivo, tra virgolette, nessuno. Basta fare un lockdown per tre settimane dopo l'estate. C'è sempre il rischio che uno si infetti. Certo, certo che c'è il rischio. Però, se tu comunque già tieni a casa i positivi, riduci molto il rischio. Ah, ora per trovare una soluzione di 9 mesi. La soluzione è solo chiudere quando i contagi aumentano troppo e reprime successivamente. Richiudere di nuovo. Eh, va bene. Se tu pensi che una nazione possa reggere botta in questo modo, secondo me sbagli. Mi dispiace. Cioè, abbiamo letto botta per un lockdown e ne stiamo ancora pagando okay? le conseguenze. Forse non è chiaro: cioè voi dovete parlare anche con le persone. Non è un discorso demagogico, ma parlate con le persone che hanno delle attività, ma anche dei dipendenti in generale, quanti debiti okay, hanno accumulato in questo tempo. Magari. Appena riaperto il ristorante, ok? Con tutti i soldi che ha dovuto investire per uh, far ripartire l'attività di nuovo chiuso. Oh, Ciao! Finito! Che cazzo fai? Magari uno che ha fatto il ristoratore per 20 anni. Non lo penso io. L'unica soluzione, oppure. È... Eh beh. Sicuramente c'è cioè, bisogno di fare una sorta di lockdown, uh, però, non è. cioè... Non è, secondo me, possibile affidarsi solo a questo, perché così distruggi tutto. A quel punto torna la solita roba, e non mori di covid, ma mori di fame. Poi, ah sì, però l'ospedale, eh, gli ospedali non possono reggere botta. Gli ospedali cureranno le persone che sono in grado di curare, le altre moriranno, ma se non ci stanno soldi, perché l'economia è morta, gli ospedali come cazzo li mantieni? Che li mantieni con le tasse, come li mantieni? Cioè, forse non è chiaro, perché anche l'obiezione è: però il sistema sanitario non regge se non fa. Ho capito. E invece se no... l'economia muore, si autoalimenta. Nessuno ha detto che economicamente possiamo reggere il lockdown. Hanno detto che l'unica arma al di fuori del vaccino si chiama quarantena. Tutti i danni che porta con sé. Qui c'è un conflitto di interessi. Avrebbero dovuto assumere i medici neurolaureati specializzati per la gestione dei malati sul territorio per un gli ospedali. Ma sì, ma alla fine per fare un tampone, no? per esempio, penso serva una laurea, cioè magari o oh, appunto un neo gli fai un corso intensificato per tre mesi, quattro mesi sul discorso del tampone, eccetera, e metti più medici a disposizione per fare i tamponi. Cioè non è che, capite? E eh, a quel punto a mali estremi staremo ai medi. Fai in corso intensificato ai neolaureati o ai laureandi sui tamponi o su altre attività utili. Su altre attività utili. Bastava investire sui mezzi pubblici pure sui mezzi, ovvio. Io ho installato 5-6 telecamere termiche, avverono negli ospedali, tengo sott'occhio tramite in viewer, ma capisco al volo che in questi mesi non funzionano proprio bene bene. Uno su un milione risultato ad alta temperatura non aveva il covid. Eh, capite? Ma io so, infatti, cioè io ho sempre avuto questo dubbio, che secondo me questi misuratori non servono a un cazzo. Ma nessuno, né quelli messi tipo fuori dai supermercati, che tu entri, boh, suona, suona, sia quelli così. Quando pensi che finirà questa pandemia in generale a livello mondiale? Quando si troverà il vaccino? Quindi non ne ho la più pallida idea, penso che non lo sappia nessuno. Sistema economico che va cambiato. Questo è un altro discorso. Eh, Asla top in utilità. Ho il Covid dal 15 ancora devo ricevere un messaggio, una chiamata greve, brevissimo. A novembre dovrei viaggiare. Non per vacanza, ma per motivi di lavoro, ma ho paura di rimanere bloccato. Non so davvero cosa devo fare. Eh, io non te lo consiglio, sinceramente. Razzo è rimasto bloccato in Brasile d'estate. Boh, due mesi, tre mesi, boraccio secondo me fer dovrebbe fermarsi completamente l'economia così siamo tutti fermi e facciamo tutti musica, greve comunque in questa situazione ci servirebbe una dittatura come dimostra in Cina, greve ora mio fratello è coach in una palestra eh, pensava a tempo fa di imbastire una situazione in casa sua per poter allenare individualmente i clienti disposti a pagare un servizio così personale, secondo me potrebbe essere un modo per ribalare questa situazione o sarebbe illegale? allora eh... In realtà non ci sono state disposizioni su questo nello specifico perché potrebbe configurarsi come attività medica: tipo se tu fai uh, che ne so, l'osteopata, il fisioterapista, magari li ricevi nel tuo studio oppure vai direttamente a casa dei tuoi clienti, ok? Se tu fai il personal trainer. Può rientrare comunque nel discorso medico, cioè io faccio il personal trainer, ma non è che il mio cliente deve diventare uno Schwarzenegger. ha bisogno di fare attività fisica perché è anziano, eh, altrimenti è un macello, perché eh, serve per un discorso di salute. Quindi secondo me potrebbero andare di pari passo, però non so come è configurata questa cosa. Cioè, eh, entrambi devono fare i tamponi. Devi misurare la temperatura? Non lo so, non lo so. Quello che vi consiglio come Gemitites è, se siete istruttori personal trainer, provate a lavorare online, ok? Tipo lezioni in streaming, schede eh, online, anche se non mi piacciono molto, però... Quello che insomma avevo ipotizzato io, questo secondo te è stato giusto, giusta la decisione della chiusura delle palestre? Secondo me no, ma non diciamo, per un discorso egoistico perché alla fine sti cazzi! Eh, come ci sono stato con lockdown precedente fermo? Ci posso stare pure adesso! Ma alleno a casa è buono. Però Secondo me, comunque, l'attività fisica è un'ottima tutela per il sistema immunitario. E anche per un discorso psicologico, ragazzi, perché non vi dimenticate tutti i problemi psicologici che sono emersi nella quarantena. Quanta gente è andata sull'orlo della depressione, quanta gente ha rischiato anche il suicidio. E lo sport in questo senso è salvifico. Il PT online non ottiene gli stessi risultati, eh? lo so, lo so, ovvio, ragazzi, che vedevo dire, è come il ristorante da sport non farà gli stessi soldi che con uh, l'attività a pieno regime, grazie al cazzo, e eh, lo so. Purtroppo l'unica misura efficace attualmente è il lockdown, mia madre che gestisce i posti in ospedale, ho dovuto rispedire mio padre a casa ancora positivo. Eh lo so, però ripeto, così secondo me è veramente un disastro. Cioè, se l'economia si ferma in questo modo, non credo che ci sia la possibilità di continuare ad investire soldi all'interno della sanità per lo Stato. Eh. Cioè, dopo un po' i rubinetti finiscono. Eh. Le palestre se ne può parlare. Ma i cinema un caso solo registrato quando sono riaperti. Ma infatti, però, sapete il discorso dei cinema delle palestre. Intanto sto sprofondando sempre di più. Il problema è che cinema, sì, cioè nel senso, io l'avrei lasciato aperti. e anche qui non è un conflitto di interessi, di interessi perché me ne frega un cazzo, mi vedo a casa, tanto non esce nulla di nuovo, quindi al cinema non ci sono più andato, sono andato a vedere Tenet e basta. Il problema è che tanto i cinema, se i film non escono, che cazzo proiettano? Sì, puoi fare delle proiezioni, magari, di film, eh, di cult del passato, sarebbe pure figo, no? Cioè io... Se fossi il proprietario di un cinema e i cinema fossero ancora aperti, farei una roba di questo tipo, tipo workshop, ehm, faccio vedere 2001 di Seano lo Spazio, come hanno fatto tra l'altro in questi mesi, eh? e facciamo un commento prima e dopo la visione, sarebbe molto figo. E poi secondo me tranquillamente, tranquillamente gestire questa cosa, perché i posti li distanzi tanto, metti poche persone in sala. L'unico problema di cinema secondo me... Per moltissimi cinema, direi per la maggior parte, è l'ariazione. Cioè, ci sono poche vie per eh, far passare l'aria. Molti cinema sono anche sotto eh, un po' un casino. Lo stesso principio del cinema, anche i teatri. Ah, anche i teatri. Io, guarda, avrei fatto, avrei fatto un discorso di struttura, una diversificazione per struttura. Cioè, se la tua struttura è in grado di. Mm, garantire la distanza di sicurezza garantire una reazione decente l'avrei lasciato aperto però anche queste cose queste idee no, sono cose di nicchia già il cinema era fallito prima cioè già il cinema stava morendo prima del covid per altri motivi che adesso non approfondiremo adesso manco i film escono pure Tenet non è riuscito a rientrare nei costi di produzione eh, non lo so, non lo so. Certo, magari qualche cinema di nicchia oppure visto che tante attività sono chiuse, magari la gente potrebbe dire: Vabbè, andiamo lì almeno faccio qualcosa visto che tutto il resto è fermo. però pure lì, eh, chi ci assicura che poi queste persone che si ritrovano all'interno del cinema non si contagiano perché se toccano, trombano, fanno. Cioè, la bellezza anche dei luoghi di raccolta è proprio quello. È il discorso che vi facevo prima sull'estate, no? Che tutti a dire, eh, ci siamo comportati di merda, ho capito, ragazzi, ma se uno va in vacanza, no? E non balla e non tromba e non beve e non si abbraccia con un amico, che cazzo ci fa fa? Ma che è? non è vita? Non è vita. È facile poi fare il discorso, capito: ah no, non dovevi coparti la tipa, non dovevi abbracciarti con il tuo amico. E allora, che cazzo è vacanza? Allora, come fai a dire che finirà tutto col vaccino se una buona parte della popolazione non vuole farselo la selezione naturale i gran cazzi peggio per loro avevano dato il via libera se fossero veri e molti più controlli la situazione sarebbe meno grave vabbè ah ovviamente vaccino obbligatorio se vuoi andare a scuola e simili eh? cioè, me ne frega un cazzo ma no. vax studiano a casa eh ci vorranno almeno dieci anni per far vaccinare 7 miliardi di persone? Beh, 10 anni non esageriamo. Però sicuramente anni. È vero che buona parte della popolazione non vuole fare il vaccino. Ah non lo so, ma anche forse <ride> non mi interessa, non vai da nessuna parte. Non lo fa. Fai studiato figli a casa, e sti cazzi. Non c'è bisogno che si vaccinino tutti. Sarò obbligatorio per studiare e lavorare il vaccino esatto. puoi fare un saluto? Che ne pensiamo? dato io non mi dare ragione su tutto contestami beh, beh, riguardo le alle... tanti amici ho tanti amici e Okay. funziona sentite? ok eh. ho tanti amici e conoscenti più o meno grandi veramente triste in questo modo quando si potrebbero dare altre soluzioni per far respirare più, più tutti quello che hai detto tu eh ma comunque tra morire di fame come dici te scopare eh, ma ovviamente il, la comunicazione non è stata quella però non è il fatto di scopare ragazzi io ve l'ho buttata lì ma è anche semplicemente abbracciare un amico così ok teoricamente non avresti dovuto farlo cioè ti fai le vacanze te tu madre te la tua ragazza fine non tocchi più nessuno hai capito un cazzo eh, beh, perché c'è il noise gate vabbè eh, che salta se non parli attaccato fai così Vabbè, comunque. Mara, ti prego, non dire minchiate, un vaccino sviluppato in così poco tempo è pericolosissimo. E non te lo dico perché studio medicina, ma per buon senso, i vaccini me li sono fatti tutti, ma neanche i medici stessi vogliono farsi quelli dell'ultimo minuto. Ma ho detto che ci vogliono anni, non l'ultimo minuto. Ho detto la soluzione, cioè mi hanno chiesto qual è la soluzione a tutto? Io non ce l'ho, credo il vaccino. cioè Non lo so, non penso si, si estingua da solo questo virus. Oppure... oppure una sorta di immunità di gregge, però questa cosa non è certa. Non è certa perché molte persone magari l'hanno ripreso e noi neanche lo sappiamo. Quindi questo lo stanno testando, sì, lo so, lo so. Comunque gli Stati Uniti hanno rilasciato. Sono in via di sviluppo. Non uno, non due, ma ben tre vaccini. Pronti ad essere testati. Vabbè. Uh. Ti può riprendere? Sì, ma anche perché il virus è cangiante, è un polimorfo. Casi di ricadute, certo, certo. L'immunità di greggio è rischiosa. Ma assolutamente. È già stato provato che non funziona. L'ho detto io. Uh, mi sembra che vuole spengere il sole con una pistola d'acqua. Conte che ha detto. Sì, buonanotte. Ma non dire cazzate. In caso di crisi economica, la prima conseguenza è la carestia. Se lo Stato va in deficit, i cittadini sono poverini, va in carestia. Durante la crisi economica greca le banche hanno collassato e la prima conseguenza è stata la mancanza di cibo. Quindi? Chi ha detto il contrario? Non ho capito. Il fatto è che ti dicono di aver fiducia nel vaccino e poi il giorno dopo ti dicono un virus che non conosciamo bene. Eh. Ok, che devono fare? No, uccidetevi perché non troveremo niente. Ora allora, porco Dio, vai a vedere il video di Giacomo, WhatsApp Economy, spiega perché l'economia non subirà un contraccolpo. Del primo lockdown. Vabbè, me lo, andrò, me lo andrò a vedere. A fine anno non dovevano arrivare i vaccini per la polmonite. Anche forme si è mutato il virus. Niente immunità di gregge, l ho preso due volte, l'ho detto prima: immunità di gregge effettivamente, solo una volta fatto il vaccino. Eh, in quel caso, sì, ovviamente. Eh, non c'era la live. È iniziata all'una e mezza la live. Ah io voglio vedere solo una cosa e poi chiudo. Uh, almeno il parere di un luminare visto che avete, il, avete avuto il parere di un coglione voglio darvelo ah, è vero cioè, capisco un cazzo dico le mie cose cos'è che ho messo la ivy cam ho messo la cam qua qui ops ops che rosa lunga che c'ha l'Atalanta! A me, stesse seconde linee, ne ha presi tre pure. Lei da San Pedro de Ancora? Come gioca l'Atalanta! Pupasso, Gasperini è un pupasso. La de. Si cazzo del calcio, eccolo. Chiudete le scuole di tutta Italia. Non le attività. Secondo me, sapete, Zingaretti che cazzo sta aspettando a chiudere definitivamente le scuole. Come stanno facendo i suoi colleghi, regione per regione? Il Lazio ha più casi della Sicilia e lui voleva andare a Zingare, Sera tutto! Altro pure che non capisco è il presidente della regione toscana Gianni. Eugé. E su. Che e chiudi ste cazzo del scuole. Ma che stai aspettando? Ma che stai a fare? Per faina, segue Rubino comunque. Risultato esatto, di... ma fare. Stavamo preso per Mazzaretti, è vero. veramente ridicolo. Sul gol ha annullato al. Cioè, questo passa, parla, cioè, dar Covid a sabdoria, cioè, incredibile. E poi alla fine, cioè, il suo approccio è il medesimo. Cioè Parla di pandemie, come non lo so, quando parla di calcio o di figa. È finita, è finita. 2 a 1, è finita. Allora Conte, stasera parlerà e annuncerà il nuovo decreto. Ma a quanto pare già è uscito: piscine e palestre chiuse, centri benessere, centri termali. Tutto chiuso: come se il problema in Italia fossero le persone che vanno in palestra o se fanno una nuotata. Beh, su questo c'ha ragione, ma ricordo male io o una settimana fa dicevo l'opposto sbaglio ragazzi rinfrescatemi la memoria non diceva lasciate aperte le palestre e le scuole no cioè, le scuole no scusami le palestre sono aperte e tipo le discoteche sono chiuse una roba del genere di chiudere le palestre infatti mi ricordavo bene ah vabbè cioè cambia idea giorni alterni ok sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e... Ah sì sì, come no? Era un collegamento io, stavo da te. E infatti, dissi, ma nelle palestre ci sono delle misure adeguate. C'è il distanziamento, c'è la mascherina quando ti sposti, c'è la sanificazione, mamma mia. E casinò, no, non combatteme il covid, ma la ludopatia. Bar e ristoranti, questa ragazzi preparatevi perché è una follia vera e propria. Sono consentite le attività di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, e pasticcerie dalle ore 5 alle ore 18. Il virus si è svegliato, ha detto Mesorotter, cazzo, De uscire alle 11 di sera, voglio uscire prima perché l'inverno gli piace di più. Allora lasciano venditori aperti al i mercato. centri commerciali a domenica che cazzo li fa si decreti legge? Chi c'è Pierino? Chi c'è Luca Giurato Che cazzo li fa si decreti legge? pure il comitato tecnico scientifico pagava per di ste stronzate. E scemo di mettere okay, quanti ad un altro. Almeno qualcuno mangiava, questi fanno pure la laura, questi scellerati. Non è stata fatta menzione minimamente del trasporto pubblico, che è il, la base del contagio del coronavirus in Italia. Come ci vai uh, all'ospedale se sei un medico, se non c'è la macchina? Come ci vai a lavorare se è un lavoro che serve a gestire l'economia? Cioè, i, che... I mezzi pubblici non sé possono fermare Faina, forse ancora non hai capito. Se mai si potevano investire più risorse per aumentare i bus e quindi limitare okay, uh, le persone all'interno della singola vettura. Tra l'altro in metro ci sono molte misure, almeno a Roma hanno messo delle, delle misure molto serie. Le scuole, le scuole non le state chiudendo, è la base del contagio. Guarda caso, non gli ho aperto le scuole, boom, sono saliti i contagi. E qua, cretina di Azzolina, ancora dice no, state uccidendo la gente. E se questo decreto fosse vero, Napoli, purtroppo, è solo l'inizio. Per quanto riguarda le scuole si parla di dadde al 75%, questa Conte me la deve proprio spiegare, eh? infatti non ne ho parlato perché la, la voglio proprio sentire, perché sinceramente non capisco che cazzo vuol dire al 75%. Appello, mi appello al buonsenso dei governatori regionali, fate come hanno fatto in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, in Lombardia, in Calabria, chiudete ste cazzo de scuole. Comunque, una cosa che voglio dire sulle scuole è una cosa anche sottovalutata, secondo me. Ma vi rendete conto cosa significa chiudere nuovamente le scuole? Dopo quello che è già stato fatto nel lockdown precedente? Io non so se sia giusto in questo momento chiuderle o meno. Certo, la cosa migliore sarebbe lavorare. Cioè, didattica a distanza, ma come abbiamo visto, non si sono mossi bene in tal senso, perché. Ovviamente, è pure difficile da gestire. I professori sono preparati, sono dei tech blind, non sanno fan cazzo, poracci, perché giustamente se non hanno avuto una formazione, non è che da professore 6-70 anni si sveglia e sa usare Zoom, whereby così. È difficile anche mantenere gli alunni attenti. Già in classe è un casino, figuratevi a distanza. È un casino gestire le assenze. Ma vi rendete conto cosa significherebbe per l'istruzione, che è il fonda uno dei fondamenti no? di una nazione? Stoppare nuovamente la scuola. È un disastro, eh? È un disastro. Ovunque, vai cazzata! Io non ti lascerò che cazzata. Vivono tutte questa cazzata. Vivono tutti questa cazzata. Ciao, dimmi sei qui da un po'. Ma quanto bella sei, io Ci vieni spesso qui, io lo so. E per altra gente poi, so. sapete che penso, regà? Si, scemo, ho detto proprio papale, papale. Che se questo decreto fosse vero e fra un'ora lo scopriamo, Conte non ha firmato il DPCM. Conte ha firmato una dichiarazione di guerra verso l'Italia e gli italiani. E significa anche tutelare la salute, ma al contempo preservare l'economia. Dobbiamo evitare infatti di ritrarci nella condizione che faccia diventare l'una. Tranquilli, le attività a cocchiuso saranno ristorate, cioè piglieranno i soldi Ma quanto scuta poi, avete visto lo scozzo? Presidente, Cioè, ma devi <ride> sta a distanza di sicurezza, non lo so, a tre regioni di distanza, cioè guarda Tranquilli, le attività a cocchiuso saranno ristorate, cioè piglieranno i soldi Presidente preside, a Roma, ma penso in tutta Italia, tranquillo, è morto un culato eh, È molto inculato, tranquillo. Devi dire alle persone che chiudono quanti soldi riceveranno perché se i tuoi soldi, i vostri soldi, sono 600 euro, ce cioè se puliscono nel culo, ce cioè se puliscono il bucio del culo. Vabbè, su sta cosa, ok, cioè, ma ovviamente io l'ho detto pure io, eh? cioè, che vuol dire? Vi eh, diamo soldi, sì, come, quanti, però, vabbè. Se la vostra ristorazione sarà come la cassa anteriore. In quel Conte non può saperlo preventivamente, ovviamente. Quante attività devono ricevere eh, i finanziamenti, in che termini. La di marzo, cos'è che ce fanno? Se la danno sulle gengive, presidente! Che qualcuno ancora la deve prendere. Ma la capite la follia! La follia di queste persone che non hanno contatto con la realtà. Prima ho sbagliato lo rodeva così tanto il culo che ci ho capito un cazzo manco io, ma almeno lo ammetto: dato 75%, vuol dire che su, se uno va a scuola 5 giorni ne andrà a scuola 3,75%. Cioè, uno studente, se va a scuola 5 giorni a settimana, ci andrà 3,75 giorni a settimana. Se invece ce ne va 6, ci andrà 4,5 giorni a settimana. E uno e mezzo a scuola. Poi mi farà, farà qualcuno, lì sempre ai piani archi del ministero della distruzione del ministero. pubblica, governato dal ministro incompetente Lucia Azzolina, Mi farà capire. Cosa vuol dire andare 3,5 giorni a scuola? O 4,5 giorni a scuola? Scusa, 3,75 giorni a scuola? Matti! Siamo in mano a dei matti! Anche un'altra opzione. Tre settimane a casa e una scuola. Ma per cosa? Per fare cosa? Per fare cosa? Una settimana a scuola per fare cosa? Per, fare cosa? per far contenta la solina! Okay, pedaggi pe per contentino come vedi hai visto mini hai visto comunque le lezioni una settimana ma sono presenza la follia di, 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 di un'incapacità totale totale sapete come finirà eh? se davvero andrete a scuola una settimana al mese che quella settimana vi sobbisseranno vi uccideranno dei verifiche De interrogazioni e dei compiti, lo dico io questo faranno. E io faccio un appello ai professori, tutti quei professori, quei bravi professori che ci sono in Italia. Non fatelo, ve prego. Grazie Faina. Non potevamo chiudere meglio di così. Ci vediamo domani alle ore 15 Siamo fritti.